Buongiorno, oggi sono con il cookie perché sta tornando e Eddie non ne ha voluto sapere, ha fatto tipo 100 metri e poi ha voluto tornare a casa. Quindi oggi passeggiata solo con il cookie che è strafelice perché lo porto con questo e poi gli piace quando siamo solo noi due, infatti c'è la faccia super sorridente e vabbè, fa niente. Adesso, tanto adesso torniamo a casa, vero bimbi? Cookie? Comunque, non so come da voi, ma qua fa ancora freddo. Io sono uscita così, perché in casa avevo una giacchetta di sopra, me la sono tolta pensando che facesse caldo, e invece è un po' freddo. Ci voleva una magliettina semplice. Vabbè, comunque, penso che adesso per un bel po' non riuscirò più a fare troppi video in giro delle passeggiate, cose così, del paese, perché sono arrivate un bel po' di persone e siccome che non voglio riprenderle sarà più difficile. Ci proverò qualche pezzettino, ma non vi garantisco nulla. So che vi piacciono, però vabbè, al massimo se ne riparlerà per settembre quando ricomincio la scuola. Non leccare. Ehi. Insiste. Ma anche i vostri cani insistono che devono leccare per forza. Tipo lì, non so se si vede, ci sono dei turisti. Però adesso è lontano. Mi avvicino, staccherò il telefono. Sono delle lumachine appunto. È pieno. Vi faccio vedere una cosa veramente assurda. Questo è il tappetino dove metto i piatti ad asciugare. Mi è caduto molto probabilmente l'altro ieri, non lo so, io non me ne sono accorta. Un semino, non so cosa sia. Non so se è un pomodoro o un peperoncino. Cioè, guardate qua. Cioè, no, io dico, rimetto nel terriccio il concime e tutto quanto. E poi dove vengono fuori? Sul tappetino dei piatti. Deve essersi infilato in qualche modo. E adesso come faccio? Cioè, io lo vorrei recuperare, ma ho provato e si rompe. Cioè, mi piacerebbe recuperare la piantina perché vedete, ha fatto la radice all'interno. Boh, adesso vedo come fare. Vabbè. Allora, vediamo. Vorrei evitare di romperla. C'è proprio la radicetta piccola piccola. Dai, che ti metto in un posto migliore. Ecco qua, l'ho preso. Ce l'ho fatta. Che se non muore scopriremo che cos'è. Se è un pomodoro, un peperone o chissà che cosa. Perché è un semino molto piccolo. O una melanzana. Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere il semino di una melanzana. Ok, ho messo lì. Adesso vediamo se gli piace oppure se preferiva il tappetino. Questo è la cosa del semino, ma tanto questo se lo devo lavare. E vabbè. Mi raccomando, cresci, che vogliamo sapere cosa sei. Buongiorno. Allora, oggi sono in cucina perché ieri ho fatto una video ricetta con le melanzane cotte al forno. Mi serviva solo la polpa, quindi mi è rimasto tutta questa parte della buccia, ma che ha anche un bel po' di polpa.
Quindi io oggi stavo pensando di farci un piatto di pasta, così le recupero. Allora, ho qua mezza cipolla, userò la cipolla oggi perché non mi va l'aglio. Va bene, quello che vi piace, aglio e cipolla. E me la trito. Uso un po' di olio, questo qua, dei pomodori secchi. Ecco. Sì, avevo detto un po'. Vabbè, me ne è caduto un po' di più. E ci faccio rosolare la cipolla. A questo punto devo tagliare la melanzana. Questa melanzana, allora, io avevo spennellato in superficie un po' di olio e un po' di sale, però tutta quella parte l'ho tolta e l'ho usata, quindi è praticamente cotta senza nulla, non c'è niente. Cioè, cotta senza nulla no, però non ha niente questa parte qua, no? Quindi aggiungerò un po' di condimento. Adesso me la taglio tutta a pezzettini piccoli. La cipolla la faccio andare pian piano perché, visto che la melanzana è già cotta, non dovrà fare chissà quale cottura. Dovrà cuocere meno. Poi aggiungerò il pomodoro. Aggiungerò un po' di pomodori, cioè pomodoro questo, i pelati, ma va bene qualsiasi, va bene anche i pomodorini, perché essendo che gli manca la polpa, lasciarla in bianco sarebbe poca melanzana e non mi va di aggiungerne un'altra. Ok, questa qua l'ho fatta, la metto. Poi gli aromi vedo dopo, se prendere un po' di basilico, penso di sì, un po' di basilico con il pomodoro ci sta. Anche questo, ci tolgo la parte del gambo, che questa qua io l'avevo lasciata attaccata per facilitarmi il lavoro. Beh, la buccia si è un po' asciugata in forno, però io penso che rimettendola lì in padella con un filo d'olio e un po' di pomodoro e un goccio d'acqua si reidrati abbastanza bene. Adesso la lascio rosolare per qualche minuto insieme e poi aggiungerò la passata, la polpa, i pelati, tutte le olette. Ok, nel frattempo che si rosola vado a prendermi il basilico, così ce l'ho già. Ok, allora il basilico ce l'ho qua, devo solo lavarlo. Ho preso anche il peperoncino, ci metto anche un po' di peperoncino. Questo ovviamente è facoltativo. Lo taglio un po' di più. Questi peperoncini sono veramente buoni, perché al di là del piccante, fanno proprio di peperone e sono buoni. Allora, visto che questa melanzana non sapeva di nulla, ci aggiungo due olive. Perché l'altro giorno ho messo le olive anche nella pasta con le melanzane e ci stanno veramente bene. Cosa vuoi? Non ce n'ho carota. No, non ce n'ho carota. Le taglio piccoline, a rondelle ma molto sottili, così anche che si disfano va bene, va a mescolarsi per bene, anche perché ne metto proprio poche. Ne sto mettendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anche tritate, se le volete tritare va bene, o se ne volete mettere tante, boh, fate come volete. Io so solo che con la melanzana stanno bene. Ok, metto e adesso mi vado subito a lavare le mani, che ho toccato il peperoncino prima di toccarmi gli occhi. Ok, allora io direi che qua è abbastanza rosolato senza andare ad attaccare. Aggiungo i pelati. Okay. Sono proprio pelati quelli interi da rompere. Metto
l'acqua. Aggiungo un pizzico di sale perché non ce n'era, a parte le olive, ma è veramente poco. Comunque non ne metto tanto. Ok, adesso mi lavo e metto il basilico, lo spezzetterò un pochino con le mani e poi lascio cuocere e poi vi farò vedere il piatto pronto. Intanto guardate il germoglietto che ho fatto ieri. È cresciuto. Cioè non solo sta bene, ma è anche cresciuto. Lo sto tenendo qua vicino alla finestra così prende luce. E boh, io sospetto che sia o un peperone o un peperoncino. Però boh, a questo punto i germogli, invece di mettere i semi nella terra, metterò i semi nel tappetino scolapiatti, no? Visto che gli piace tanto, sembra stare bene. E vabbè. Ok, pasta pronta. Riuscirò a farvela vedere? Non credo, facciamo così. Una normale pasta con le melanzane. Assaggiamo. La mia preoccupazione è che la buccia sia dura dura. Non sono ancora preso un pezzo. No, è normale. Cioè non sembra che ho usato solo quella parte lì, sembra che ho usato una melanzana normale tagliata a cubetti. Quindi va bene, si può recuperare in questo modo. Molto buono anche con l'oliva. Sì, ci sono bene le olive con le melanzane, vero? Certo. Soprattutto queste melanzane che non è che sono di molto, però ci stanno bene. Vabbè, dai, almeno non la buttiamo. Poi non so se qualcuno la butta. Secondo me qualcuno la butta. Perché so che Noi al ci sono ristorante le persone. pelevamo e le buttavamo le bucce. Sì, al ristorante lo so che sono degli spreconi, però secondo me qualcuno anche non al ristorante le butta. Vabbè, niente, dai. Adesso mangio. Allora, sto facendo una passeggiata con Eddie e ho deciso di esplorare un po' tutte le viette e voglio farvi vedere tutte le cose un po' più particolari che riesco a trovare. Allora, io comincerei con quello. Non so se si vede bene perché vedo i riflessi. Eddie, vieni qua. No, non ti fa niente. Ciao. No, Eddie, non ti fa niente, dai. Eccolo qui. Poi c'è quello. Quello. Yeah. Quello. Sì. Poi c'è... No, è di cacca. Eddie, aspetta. Un attimo. Ho trovato una cosa che non mi piace per niente. Qua c'è questo coso, no? E lì... C'è un uccellino morto e non lo so, non mi convince. Cioè, questa è una strada che non avevo mai fatto. Non è neanche brutta, vedete, c'è quella casa lì. Carina. C'è lì sotto. Credo sia una strada disabitata, non lo so. Però sinceramente non lo so. Il fatto che si trova proprio lì, cioè deve avercelo messo qualcuno. Io penso che un gatto l'abbia portato lì. È piuttosto strano. È veramente strano. Ma perché qua succedono sempre cose strane? Cioè, ma è un paesino, non è una città, una roba del genere. Io boh, non lo so. Ho trovato un altro portone così. Tipo in pazienza. Con una placca di queste. Aspetta, Eddie.
c'è un lavatoio. Credo che sia un lavatoio, non ne sono sicura. Non so, ditemi voi. Ok, Eddie permettendo, perché è agitato, vorrei concludere il video, però vorrei prima chiedere una cosa a voi. Un consiglio, qualche idea, qualche spunto. Mi scusi, è bellissimo lei, però... Allora, vorrei cambiare il nome al canale, prima che sia troppo tardi, perché secondo me la mia vita in montagna non andrà bene per sempre, perché se un giorno non dovessi più vivere in montagna... Chi legge il nome del canale arriva, poi si trova altro e giustamente potrebbe rimanere un po' male, no? Si sentirebbe preso in giro e avrebbe anche ragione. Quindi vorrei cambiare il nome, mi dispiace tantissimo, però devo farlo. Non sono tanto sicura sul nome, nel senso che io ho pensato a piccole cose, visto che alla fine molto spesso parlo di cercare di apprezzare le piccole cose, mostro anche tanto le piccole cose, quelle semplici di ogni giorno, secondo me potrebbe essere adatto. Oppure The Cookie Show, no scherzo. Quindi non lo so, chiedo a voi, perché se mi date qualche idea e avete dei nomi molto belli, sempre che non esistano già, perché potrebbe essere che esistano già, mi fate un favore, mi date un grandissimo aiuto. Il mio nome no, non mi piace dare il mio nome al canale, no, non mi piace. Quindi vorrei proprio un nome un pochino più carino, simpatico, ma anche che rappresenti un minimo il canale. Eddie e Cookie Show sarebbe adattissimo, perché alla fine ci sono sempre loro che fanno i buffoni. Però no. E niente, fatemi sapere se avete idee o se vi piace piccole cose. Io adesso mi monto questo video, poi andrò avanti con il cardigan, perché ieri praticamente ho finito la fascia, questa qua, la fascia questa, perché è così gominoso, ok, e ci metterò questi bottoni bellissimi che ho preso su Hobby, sono in legno e sopra, non so se riuscirò a farvelo vedere, hanno l'uccellino e c'è scritto made with love. Sono molto carini e saranno così. Li metterò, ho già fatto le asole, andranno così. Che difficoltà, così. Ce ne ho solo tre, però saranno più che altro decorativi, perché questo lo indosserò molto probabilmente aperto, quasi sempre aperto, perché è proprio carino così, con sotto una maglina carina, una camicetta, magari poi mi comprerò una camicia, andrò in negozio con questo e vedrò una camicia abbinata. Mi fa questo difetto qua, non so perché, l'ho disfatta, la fascia l'ho rifatta, me lo fa lo stesso, non riesco a capire il perché, e boh, magari lavandolo e tendendolo bene andrà via, molte cose vanno via dopo il primo lavaggio. E adesso poi andrò avanti con le maniche e l'avrò praticamente finito e poi ve lo farò vedere finito. Ok, niente, adesso vi saluto per davvero, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao.